Ciao ragazze, nuovo video haul, vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto a Brescia. Questo è il secondo video che io giro, sono fuori dalle orbite, sono fuori dal normale. Ho girato il video appena sono arrivata, sono stata così brava che al posto di andare in piscina sono salita, ho girato il video, non avevo memoria nel telefono, allora l'ho fatto girare a mia sorella. Mia sorella non so perché è sparito il video, non ce l'aveva più, quindi rifacciamo tutto da capo, scusate ma sono sconvolta, mi sono messa questa fascia in testa. Se volete vi faccio anche il tutorial perché ho creato la fascia, ho tolto il pezzettino qui per fare il fiocchino e l'ho utilizzato come orecchino, vedete? Boh, una cosa che ho inventato seduta a stante. E sì, sono in costume, questo è il costume che mi ha regalato mia sorella per il compleanno, color salmone. E farò il video haul in costume perché non ho voglia di rivestirmi, semplicemente per quello. Costume, se vi interessa, è la prima cosa che vi faccio vedere. Lo so che non sono pronta per la prova costume, però chi se ne frega. Allora, è fatto così. Ve lo faccio vedere anche indossato, non scandalizzatevi per il mio body non troppo in forma, perché non faccio nessuna dieta. Comunque è fatto così, color salmone, parte sotto mutandina semplicissima, dietro eviterò di farvela vedere, perché vabbè, questa è la mia panza, cerchiamo di tenerla in dentro, ok? Praticamente questo costume qui che avete visto, penso bene, se no ho fatto un fermo immagine, è bellissimo, ha un color fluo, è un arancio fluo che tira per il salmone, ma nel video non rende perché i colori fluo non rendono molto con questa luce e l'ho pagato 4,50 euro, un regalo di mia sorella per il compleanno, ma se te lo regalo io, era il costume che costava meno, pezzo completo 4,50 euro, quindi ve lo consiglio. Poi oltre passiamo subito appunto ai regali, oltre ad avermi regalato questo bellissimo costume mi ha regalato anche questa meravigliosa tuta che abbiamo preso dai cinesi, dei cinesi che ci sono in centro a Brescia per andare verso Garibaldi. Sulla sinistra c'erano un po' di sconticini e io poi ho fatto un po' di shopping e ho regalato a lei una tuta che le ragazze di WhatsApp hanno già visto e praticamente ho comprato questa, cioè volevo prendere questa, lei ha deciso di regalarmela visto che anche io ne ho regalata una. Questa è stata tra l'altro un acquisto in saldo perché costava 16,90 ma c'era il 50%, quindi l'ho presa in regalo, comunque costava 8 euro, è molto carina, a righe rosa e nere. Vedete? Molto bella con la specie di cinturina in vita e il pantaloncino così che non è neanche né troppo corto né troppo lungo, con le taschine meravigliosa, secondo me questa è indossata con un sandalo nero, fa la sua figura e dietro la zip. Oltretutto è anche di una bellissima stoffa molto resistente. Dallo stesso cinese ho preso sempre in saldo questo meraviglioso abito, un po' barocco, bordeaux, guardate che meraviglia, con tutti questi fiori, mi sembra, cioè, ho già fatto questo video una volta, quindi vabbè, perdonatemi se straparlo, e praticamente ha la gonna così bella svasata, la parte sopra più aderente, e la bellezza è la parte dietro, oltre che la fantasia, che mi piace molto, questo scollo profondo a B con questa parte qua, che insomma, di tessuto che a me fa impazzire, e aveva anche gli spazi per la cinturina, ma non c'era nessuna cinturina applicata, quindi provvederemo noi a metterne un'altra. Poi ho preso questo altro abito, meraviglioso anche questo, blu elettrico, la parte davanti è semplicissima con il collo. Dicevo, questo abito blu è meraviglioso, la parte davanti appunto ha questo scollo così con questo ovale, ma la cosa meravigliosa è la parte dietro, cioè guardate che meraviglia. Cioè, questa sarebbe la schiena con queste due bretellone di pizzo macramè con questi fiori. L'ho trovato meraviglioso con questa gonnellina poi svasata, che appunto non segna le cicce minimamente, e l'ho pagato anche questo 8 euro in sconto del 50%. Sempre da quei cinesini lì che ho trovato delle cose super interessanti. Ho preso questo maglia crop, questo top crop top, blu, anche questo ha le coppe preformate ma non tantissimo, mi piaceva tantissimo per il colore, bellissimo questo blu e questi fiori fucsia, dietro ha la zip laterale, era in saldo anche lui del 50%, poi si fa qua il fiocchettino se è troppo bello, e questo qua tra l'altro me lo immagino con dei pantaloncini bianchi a vita alta, secondo me è meraviglioso a trovare i pantaloncini bianchi a vita alta, l'ho pagato 5 euro e qualcosa. E poi ho preso questo che è un po' più sportivo, mi ricorda un po' quelli che vende anche Primark, nel senso così basic, però questo qua costava poco, costava, non riesco a capire qual è la parte davanti, potrebbe essere anche fatto a modico, non lo so, adesso lo devo provare ragazze, non chiedetemi, comunque
ok, ho capito qual è il dritto e qual è lo storto. E questa è la parte davanti, molto semplice, molto basic. E la parte dietro mi piaceva perché è così intrecciato e poi anche qua il fiocco. E anche questo è un LXL, tra l'altro. Veniva 8,90€, meno il 50% in cotone grigio, sempre carino, un toppettino basic da mettere in qualsiasi occasione, ovviamente non lavorativa. Poi ho preso, allora, il cinesino finito. Ve li faccio vedere random perché in realtà ve li avevo già fatti vedere. In un banchetto dell'usato ho preso 4 cose pensando di averne prese 3, ma alla fine poi si vede che erano 4. Avevo tribulato per cercare la terza cosa perché c'era l'affare, cioè c'era l'offerta, tipo un pezzo 4€ o un pezzo 3, non mi ricordo bene com'era. Comunque alla fine ho preso 3 pezzi e credo di aver pagato 10€, 3 e 1, 4, se non ho capito male, perché ne ho presi 4. Allora, il primo è questo abito che mi piace perché, vedete, è bronzato, un po' scurettino, infatti lo metterò magari verso agosto, perché adesso mi viene un po' caldo, cioè adesso io ho voglia di colori vivaci estivi. Fatto così con la canotta, è un vestitino che si stringe così, è molto corto sulla parte della vita ed è scollato sia davanti che dietro, taglia proprio il seno sotto, e poi viene giù la gonna così, molto semplice. Però, boh, secondo me l'impatto così tutto bronzato mi piaceva. E la marca di questo è la... c'è Elvi Collection. Non lo so, Elvi Collection. Poi ho preso questo top, bellissimo anche questo, sono curiosa di metterlo. Mi piaceva perché va sulla Gioconda, non ho mai visto un top fatto così con la Gioconda, quindi quando l'ho visto sono rimasta incuriosita, l'ho voluto prendere, tutto così velato. Questo qua con dei leggings neri, secondo me... Boh, un giorno che c'è un po' il tempo così incerto, lo posso mettere anche gli spallini. Particolarissimo, ragazzi, mi farete sapere cosa ne pensate. Poi ho preso un abito in pura seta, 100% seta, da lavare e da stirare, ma è molto carino, secondo me. Di questo tono delicato del mio rosino. E mi piace tantissimo. E dietro ha l'elastico che lo rende un po' più casual. E davanti è molto bello, molto drappeggiato, guardate che meraviglia. E la particolarità anche dei bottoncini sulle maniche, che non è da sottovalutare, che visto così purtroppo sembra uno straccettino, ma lavato e stirato vi assicuro che fa una figura pazzesca. E poi ho preso una gonna anche questa molto bella, secondo me. Questa aveva l'etichetta, quindi era nuova, ancora il cosino dell'etichetta, ed è una gonna di Relish, molto particolare, guardate che bella, fatta così, ha le paillette, ha un po' il maculato e mi piace davvero tantissimo anche il taglio, così sembra un po' fasciato. Bella bella anche questa per la sera, con un top nero, una décolleté strong, secondo me, vestita bene, fa la sua figura, e speso una cavolatissima anche questa volta. Se mi devo interrompere ancora una volta, dicevo, mi piace il colore, bellissimo questo verde acqua con questo marrone, però purtroppo non c'era il pezzo sopra, cercherò un pezzo sopra o sul marrone probabilmente da abbinare, tanto per stare qui in casa, che mi frega, ma chi mi vede? E poi si va di moda comunque lo spezzato. Poi di CC Golden Point c'era questo completo, cioè sparso, che ho trovato, mutandina bianca, off-white, e la parte appunto sopra molto carina, c'era appunto la terza, quindi ho voluto prenderlo, fatto così. Il triangolo con queste borchiette sulla parte appunto che impreziosisce, carino anche questo, peccato non essere tipo nere super abbronzate per poterlo sfoggiare con fierezza, però vabbè, già che non siamo pronte per la prova costume. Poi in un banchetto di bijou ho preso questa meravigliosa collana che mi piaceva tantissimo, che mi ricorda un sacco la Hopes, e non so perché, mi piaceva sia il colore che anche, ora molto flashante, la medagliettina, e anche in più questo fiocchetto di camoscio, di caucciù, di camoscino, da simile camoscio. L'ho pensata tantissimo con quell'abito di questo colore che ho, se non altro anche con un sacco di cosine che io ho, che richiamano questo colore, un po' di cose etniche, mi è piaciuta un sacco, molto molto carina. Poi 1€ l'ho voluta prendere, mi farete sapere se vi piace. E questo portachiavi, siccome il mio nipote mi ha mangiato il mio portachiavi peluscioso di Primark, ho preso questo, guardate che carino, un cagnolino che ha anche il collarino fatto di perline e l'occhiettino così a bottone tutto fiorato, troppo carino. Quindi utilizzerò questo per le chiavi, che è anche un po' meno ingombrante. Poi ho preso una gonna, è stato il mio primo acquisto, le ragazze che mi seguono le ragazze del gruppo di WhatsApp l'avranno già vista, e l'ho voluta prendere, l'ho pagata 6€, questa è nuova, l'ho presa dai cinesini al mercato, il primo acquisto fatto, è bellissimo sia l'elastico così, molto boho, chic comunque questa gonna, che la gonna lunga lunga fino ai piedi, così tutta di pizzo, di questo bellissimo pizzo color burro, bellissima questa,
per un outfit appunto boho chic, mi piace da morire. Poi in un banchetto ho preso tre pezzi 10 euro dell'usato. Tra l'altro c'è un ragazzo in questo banchetto che mi prende sempre in giro perché mi tarocca sempre i prezzi, mi dice sempre il prezzo per un altro. Vabbè, è troppo simpatico. Ho preso anche quella sfilza di abiti anche nel precedente video haul. Questo mi ha fatto ridere perché cosa ho fatto questo video. Della marca Good Night, che ho detto sembra un pigiama, però è un top. No, no, Good Night è un pigiama, però io lo userò come top lingerie. Mi piace tantissimo lilla con questo pizzo sulle coppe, questo fiocchetto con su le rondini disegnate anche lì, e poi viene giù così, bellissimo questo. Con uno skinny blu, secondo me fa la sua figura, mi piace veramente tanto, quindi lo utilizzerò per uscire. Poi questo vestito, bellissimo anche questo, taglia M, quindi sembra perfetto per me. La marca è una marca strana, tipo Jack Dakota, che non ho mai sentito. E sono quelle marche così americane. Io non lo so se sono americane, che cosa, inglesi, però è bello. Comunque sia, qualsiasi marca sia, è molto bello. Prima l'ho assemblato bene, ok, fatto così. Allora, il dietro è intrecciato, il davanti è giustino. Sì, vabbè. Comunque, dietro è intrecciato così, il vestito a fiori, la zip davanti, e poi viene giù così con la gonna tutta svolazzante. Questo lo vedrete presto in un video outfit perché è molto molto il mio genere ultimamente, effetto bamboletta con dei sandali un po' sexy neri, secondo me sta benissimo, un bel rossetto fucsia. Poi ragazzi, sempre al banchetto dell'usato, ho preso questa canotta molto particolare, mi è piaciuta fin da subito, taglia S, la marca è Rebecca Stella ed è fatta così, collo alto, verde militare, è fatta così e poi è lunghissima con tutte queste asoline. Si taglia ed è lunghissima, cioè molto particolare come canottiera. Non lo so, anche questa ve la farò vedere in un outfit perché non so darvi molte info in merito perché boh, è stranissima. Vabbè, e poi ecco, sempre scusate, al banchetto dove ho preso il costume ho preso anche queste culotte mutande di cotone a 50 centesimi, ovviamente nuove. Voleva farmi pagare 2 euro, bisogna stare attenti quando fanno i prezzi lì, se uno non sta attento, cioè ti pelano 2 euro, costavano 50 centesimi, cioè 2 euro non l'avrei preso ovviamente. Poi al banchetto di 4 euro è stata una delusione, nel senso che c'erano tutte delle cianfrusaglie, tutte delle rimanenze, ma che avevo già visto, già comprato, non c'era nulla di nuovo, nulla di interessante, se non alcune cosine a 2 euro, perché costavano 2 euro, che avevo già visto e rivisto, quasi tutto, e, non quasi tutto, però un po' di cose sì, quindi ho comprato alcune cose a 2 euro, un capo a 4 euro, ma mi sono trovata male perché non ho trovato nulla, quindi ogni tanto anche al banchetto di 4 euro ci sono i flop, diciamo, almeno da parte mia, perché andandoci una volta al mese, sono andata l'ultima volta comunque abbastanza presto, probabilmente per quello, avevo visto molte più cose carine le altre volte. Comunque sono riuscita lo stesso a prendere delle cose a 2 euro, che sono bellissime comunque per quello che le ho pagate, quindi non è che mi lamento, però ho speso 14 euro e non i soliti 30, 40, 50, 60, 70, ho speso anche di più a volte. La prima cosa a 2 euro è questa camicetta nera, molto carina, la particolarità che mi è piaciuta sono le maniche un po' scampanate e questa cosina che viene giù dalle maniche, non ditemi che cos'è, una specie di cinturina. Mi è piaciuta e sotto ha la finta camicetta in bianca, molto carina questa per andare al lavoro. Ci metto il mio choker nero, il mio jeans, la mia scarpa nera e sono vestita. Non devo mettere nient'altro, cioè nient'altro. Ho messo già un outfit, questo abito meraviglioso di questo azzurro carta da zucchero. Mi piace tantissimo. Questo starà benissimo indosso, sono sicura perché ha le maniche così a sbuffetto, lunghe, molto sobrio e dritto. Carino. L'unica cosa che ha è il bottoncino dietro con il colloblò. E arriva al ginocchio, questo sotto il ginocchio, aspettate, no, al ginocchio, questo è molto bello, si può impreziosire con una bella collana, ma ormai sapete che io amo i choker, quindi ogni cosa io vedo un choker. Poi ho preso questi crop, queste felpine crop, l'ho presa a blu elettrico, fatta proprio di tessuto felpa, da portare così, spero che mi vada bene, con le manichine così un po' aperte. E la stessa l'ho presa anche nel giallo. Io spero che mi vadano. Comunque, queste sono molto spiritose, carine. Questa, tra l'altro, sarebbe bene con questa fascia. Ora me la metto per coprirmi, coprire queste nudità. E niente, carine. 2 euro l'una. Poi ho preso quest'altra felpa azzurra. Ormai sapete che l'azzurro è un colore che mi fa impazzire. E questa è molto bella perché è asimmetrica, tutta bella grande. Guardate, tutta asimmetricona. Da mettere con dei super skinny. È carina perché ha il pizzo dietro. Vedete la parte così tutta in pizzo e anche sulle maniche. E l'ho presa perché costava principalmente 2 euro e mi piaceva comunque il dettaglio del pizzo.
Poi ho preso questa bellissima tunica, 4 euro, l'unica cosa che mi ha colpito, l'unica cosa diversa dalle solite che avevo visto, è una tunica tipo che sembra in simil seta, alla manichina così, mi è piaciuta molto e poi è molto fresca, è molto sobria, vedete? Mi laggiù così, l'ho immaginata con un sandalo un po' prezioso sul dorato e mi è piaciuta tantissimo, 4 euro. Poi ragazze, da Primark recupero le mie carabattole, vediamo se... Non ho preso quasi nulla, ho preso tutte cose per gli altri, ma si può. Dove è finito? Manca una cosa. Scusate, ma sapete che l'ho già fatto questo video. Penso che continuerò a chiederlo per autoconvincermi di questa cosa. Ho perso una cosa. No, dove è finita? Poi anche bianca in terra, proprio l'ideale. Adesso devo fare pure le pulizie. Dicevo, cerchiamo di comporci. Da Primark ho preso poche cose. In realtà ho preso dei regali, più delle cose per Simone. Dei regali per Simone anche. Dopo non sono una brava fidanzata, cioè sono bravissima. Compro pure i regali al mio fidanzato mentre al lavoro, al posto di spendere i soldi per me, li spendo per lui. Quindi sono tutt'altro che una persona egoista. Ho preso questa bralette di 4 euro. No, 5 euro. 5. Tornassi indietro, non lo so se la riprenderei. Però è carina perché è di pizzo bianco. Guardate, tutto questo bel macramè così. E ha la parte così, la fascetta. Ho preso la taglia. Sono proprio taglie lì, 42-44, spero che mi vada. È molto molto carina comunque da mettere sotto i vestitini, sotto le cose. Mi serviva perché a me i reggiseni bianchi, non so voi, però non restano mai belli candidi. Non so, mi si imbruttiscono dopo tanti dopo qualche lavaggio, dopo tanti lavaggi. Ho preso poi due reggiseni così basici a fascia perché ho sempre dei problemi con quelli di Zenith. Ne ho uno colorato con i patch, bellissimo, ma quando lo metto praticamente mi scende e ho preso la terza, cioè io non lo so, mi cioè, boh, non mi sta bene addosso. Quindi ho voluto provare questi, ho preso la taglia M 42-44 e bianco e nero le due fasce, vedete? Molto semplici da mettere appunto con i vestiti a fascia, le ho pagate 6 euro tutte e due, quindi sono soddisfatta. Infradito, questi qua, color ciliegia, 1 euro, ce li ho già neri, non si abbinano con questo costume, ma chi se ne frega, tanto devo stare in piscina in casa. Li ho pagati solo 1 euro, non avevo neanche preso il costume quando li ho presi. E poi questo, che non so se qualcuno l'ha già usato, mi dica, è un reggiseno, quelli praticamente adesivi, che hanno le due coppe che stanno adesive per i vestiti tutti strani dietro, come quelli che ho preso, quello che ho preso, blu che vi ho fatto vedere. L'ho pagata 5 euro, l'ho presa nella size C, spero di aver azzeccato, mia sorella ha preso la B, speriamo bene. E l'ultimo acquisto che vi faccio vedere, che le ragazze hanno già visto su WhatsApp, sono questi sandali meravigliosi di Via Maestra, che ho preso le rimanenze che c'erano gli sconti. Venivano ragazze, sono in nappa vera, sono in pelle vera, 219 euro, e qua lo leggete. Anzi, lo leggete anche sulla scarpa, quindi sono tutti di pelle. Sono molto particolari, però io quando li ho visti, a parte che indossavo dei gladiatori bassi, guardate, non so se si legge 219, quando li ho visti sono impazzita, a parte che costavano 10 euro, quindi sono impazzita per il prezzo, ma poi, cioè, sono troppo belli, bianchi, tutti gladiatori alti. Ce li ho già neri di Mango, che ho fatto il diavolo a 4 per trovarli, devo ancora metterli, li ho presi l'anno scorso, ma sono nella mia collezione immacolata di scarpe che non utilizzerò. No, non è vero, li devo mettere, ma sono delle scarpe un po' difficili da portare, non sono da tutti i giorni, diciamo. Però sono molto belli, guardate. Poi ve li farò vedere, cioè per indossarli praticamente bisogna slacciare tutto e allacciare tutto, quindi ci impiegate mezz'ora solo per metterli, mezz'ora solo per toglierli, quindi niente, li teniamo lì di bellezza. Sono costati comunque 10 euro. Spero che il mio shopping vi sia piaciuto. Io vi ho fatto vedere tutto. Vi ringrazio. Aspetto di leggere i vostri commenti al video, alle cose, agli acquisti, il vostro acquisto preferito. Se avete consigli su come abbinare, se vi piace il mio abbinamento tentato. E ci diamo, scusate per il costume, però insomma, non girano le scatole, girano le scatole. E noi ci vediamo con capelli decenti. Non potete capire come sono brutti. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!